Edoardo mi chiede, la parabola delle 10 vergini, di seguito l'interpretazione che ho ricevuto fin da adolescente, 10 vergini, vergine pure, per cui lavate con il sangue dell'agnello, quindi redente e salvato. 5 avvedute hanno con sé la lampada e l'olio di riserva, lo Spirito Santo. 5 disavvedute hanno le lampade ma non l'olio di riserva e si addormentano senza procurarne altro. Lo sposo arriva, fra parentesi Gesù, 5 entrano quelle con la lampada accesa, mentre le altre 5 Gesù dice non vi ho mai conosciute. Puoi aiutarmi con 7 punti interrogativi? Matteo 25, leggiamo la storia. Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora, 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido, ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora, tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute rispondendo dissero, no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini, che erano pronte, entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Ok. Un paio di constatazioni. 1. La parola greca tradotta vergine è partenos e non significa solamente vergine, ma vuol dire anche signorina, figlia da maritare, uomo casto. 2. Non sei necessariamente un cristiano perché hai dell'olio in mano, come non sei necessariamente un cristiano se hai ascoltato il messaggio della salvezza. L'olio deve essere dentro, nel cuore. Proprio come la parola di Dio deve essere in te per farti rinascere. È un seme, deve essere in te. Se sei avveduto, accetti l'opera di Cristo, l'unto di Dio, e diventi un figlio di Dio. Se sei stolto, passi tutta la tua vita con quel messaggio in mano, ma non lo accetti mai. 3. Tutte e 10 si assopirono e tutte e 10 si addormentarono. La salvezza ha chiaramente nulla a che vedere con le nostre opere. O ce l'abbiamo perché crediamo che un giorno lo sposo ritornerà, o non ce l'abbiamo perché in fondo non ci crediamo che un giorno lo sposo ritornerà. Non possiamo dare l'olio della fede ad altri, possono solo comprarlo per conto loro. Non possiamo credere per estensione, la fede è personale. 4. C'erano chiaramente 2 riserve, una l'olio nella lampada e l'altro l'olio nei vasi. Potrebbe forse significare la vita fisica, umana, temporanea e quella spirituale, divina, eterna? Eh sì, penso proprio di sì. 5 erano nate di nuovo, le altre 5 no. Avevano assaggiato, ma non avevano comprato, proprio come in Ebrei 6:4. 5. Lo sposo, dopo aver chiuso la porta, al bussare delle 5 stolte, dice, non vi conosco. Non dice, vi conoscevo, ma siccome non avete olio con voi, adesso non vi apro la porta. No, dice, non vi conosco. Proprio come dice in Luca 13 a quei non credenti che dicono, Signore, aprici la porta. Contrasta questo con 2 Timoteo 2:19. Che dice il saldo fondamento di Dio rimane fermo avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi. E vedi che lo sposo non le conosceva perché non erano sue, non erano nate di nuovo, non erano figlie.
La chiave è che 5, numero che rappresenta la grazia, credono nel ritorno dello sposo e sono pronte ad incontrarlo per fede. Cristo è presente in loro. Le altre 5 sono anche loro state graziate, ma siccome non credono al suo ritorno, non hanno Cristo in loro e quindi non possono entrare. Tutta l'umanità è stata graziata in Cristo, ma solo quelli che accettano quella salvezza possono usufruirne. 7. Contrariamente a ciò che dice il religionismo, in qualsiasi momento Gesù ritorna, in qualsiasi luogo tu sei ed in qualsiasi condizione ti ritrovi, quando Gesù tornerà potrai entrare, non perché ti sei ricordato di portarti dietro abbastanza olio della santificazione, ma perché Cristo ci ha già completamente oliato per grazia attraverso la fede, dentro e fuori, una volta per sempre. Spero di esserti stato utile, Edoardo. Un abbraccio.